Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Mitterri ed eccoci qui per un episodio di Mafia Definitive Edition. Sono qui con Tommy Angelo pronto a continuare l'avventura odierna. Nello scorso episodio abbiamo messo in atto la rapina del secolo che permetterà a Tommy e Sam di uscire al giro, Tommy e Paul di uscire al giro. Però, per me questo non andrà bene. Ho un brutto sentimento, sono il fatto che però, sono il fatto che vedremo cosa succederà ora. E soprattutto vedremo se magari Sam ci tradirà o se magari Sam verrà scoperto, anzi Paul ci tradirà o se ci tradirà, insomma vediamo un po' cosa succederà, ma per scoprirlo stare avanti. Ricordo inoltre sempre di iniziare, di lasciare like e commentare perché per il vostro supporto a questa serie, tante più, ma voglio dare un po' di, voglio spronarvi a mettere questo mi piace, che sì, non è difficile ma mi piace, può cambiare tanto la vostra vita, il vostro YouTuber, ma anche la serie che prova ad essere più indicizzato, cosa che insomma è importante. Non da per me, ma con un commento potete anche dire cosa pensate di quella serie, cosa pensate che succederà, cosa vi piace di questo gioco. A me sempre piace molto che mi richiama, per esempio, il gioco del padrino, il vecchio film, con il gioco che ha debito, che l'ha fatto apposta sulla storia. Ma lascio stare questo, andiamo avanti, bando alle ciance, e chi va già all'inizio, let's go! Non ci credo. Gesù finalmente è risorto. Stavo per chiamare il medico legale. Scusa, ho fatto un po' fatica ad addormentarmi. Anch'io, visto che ti sei agitato tutta la notte. Ok, cos'hai? Lo Mi sento solo fortunato. sai, campione. Ma stavo pensando. Davvero? È un vero miracolo. Stavo pensando di portare te e la bambina al lago. Sul serio? E il lavoro? Io e Puli abbiamo fatto un po' i soldi. Una delle sue idee assurde ha funzionato? Qualcosa del genere. Prepara i bagagli. Torno dopo essere passato da Puli. Cosa mi nascondi, Tommy? Niente. Certo, tu e Poli diventati ricchi all'improvviso e ora vuoi lasciare la città? Qualcosa non torna. Che senso ha fare soldi se non li spendi? Non è questo. Lo vedi? Non riesci neanche a stare fermo. Sì, c'è qualcosa che ti preoccupa. Probabilmente non sai ancora perché. È possibile. Cerca di capirlo prima di arrivare da Poli, nel caso la tua agitazione dipendesse da lui. Poli sta bene, non devi preoccuparti. Ci vediamo dopo, allora. Eh sì, è molto preoccupato. Cioè, intanto vediamo la casa di Tommy. Spero anche che ha una bambina. Ecco qui, Tommy Angelo lo scrive. Qua non c'è perché c'è la bambina. Ma c'è un'altra carta blu da pigliare. Wow, driver numbers. Driver's number. Non ci credo. Prima di diventare un tassista, Tommy ha lavorato per la manutenzione stradale. Allora viveva per mesi in trasferta, costruendo strade in tutto il nord degli Stati Uniti. Nel 1926 Tommy si è stancato della vita di itinerante ed è tornato a Lost Haven usando il denaro, Lost Haven, usando il denaro messo da parte per comprarsi un taxi. Alla fine Tommy è un Sei ragazzo. ancora qui? Eh sì, mi piace stare qui con te, giusto dire. È un ragazzo onesto, che tutte. Qua della Madonna, so cos'è. Wow. Sicilia, 1904. Tommy ha 4 anni con famiglia presso gli agrumenti italiani Villari, intorno nel porto di Messina. Il padre di Tommy era il supervisore della piantagione, prima che venisse pignorata da un usuraio. Sfrattati e nullatenenti, poco dopo gli Angelo sono emigrati in America. E anche possibile anche la storia che sta dietro a Tommy. Marito e moglie, giugno 1934. Ok, qui c'è qualcos'altro di importante. Marittimo italiano, ufficio immigrazione di Palermo. Angelo, Marco, Maria, Marco e figlia Isabella e Thomas di 4 anni. Quindi arrivò qui quando aveva 4 anni. Vito Manuele III per l'Italia e dare il passaporto.
È impiegato un mese di male Natale del 1904. Dopo un'ispezione da parte dei funzionari dell'immigrazione, sono trasferiti in treno a Lost Haven in un vagone affollato. Il padre Tommy ha trovato un impiego al porto di Lost Haven, dove ha lavorato fino alla sua morte 15 anni dopo. Quindi da 7 ne aveva qui più 15, ci sono 52 anni, abbastanza giovane. Penso riconosce che anche noi italiani siamo stati immigrati una volta. Ricordatevi pure questa nostra storia. Qui c'è qualcosa. Dove c'è il Se travetto? resti ancora un po', ti faccio fare le Qui sotto con il Chris. valigie insieme a me, io t'ho avvertito. Oh, è un attimo, sto controllando. Qui c'è la nostra macchina, deve andare a Poli. Però vedi che anche la famiglia di Poli è una famiglia che ha sofferto tantissimo la povertà e quindi sono messi in mezzo. Cade sei zitta. Ma che l'altro mi vuole fare appunto il colpo grosso, che anche la sua famiglia ha una vita migliore. E fuori anche dai guai, diciamo, giudiziari. Quindi attenzione. Beh, non mi andare tanto lontano di noi. Ci vediamo dopo. Occhi Questo sollevati. quartiere sta andando allo Sperando che sfascio. la Che è polizia che successo alla tua giusto porta? giusto Io ho all'ultima solo un persona. sentito che Ma tramonta. penso che ormai sono fuori dai Ah, guai. ero di turno. Torna la poli. Il tipo dell'appartamento di sopra ha fatto un casino pazzesco. Di nuovo. Oh. Che senso un casino pazzesco? A tutti gli agenti, ricerca sospesa. Ripeto, interrompere la Oh ricerca e mio tornare a Dio. pattugliare. Oh mio Dio. Poli! No, Poli. Due buchi in testa. Ho chiamato per avvertirlo. Di cosa? Cristo santo. Tom, voi mi avete salvato la vita 3 volte. Avvertirlo di cosa, Sam? Salieri ha scoperto della rapina in bunker. Sei nella merda, Tom. Devi sparire subito. Mi servono un po' di soldi per lasciare la città con le ragazze. Sì, non ci posso credere. Povero Poli. Che Devo andare. poi se Mi posso entrare, ma dispiace. ho visto che c'era nel suo letto una foto di appunto di uno scorcio marittimo, quindi forse una spiaggia, forse appunto il posto dove doveva scappare, la guai. Chiamo la polizia. C'è qualcosa che non quadra. Hanno detto che potrebbero esserci stati degli spari. Ecco. Però appunto chi è che l'ha scoperto? Come appunto sapere salire di rapina? Sam penso che appunto non dite che anche noi abbiamo un segreto con lui. Cioè, è stata la sua amichetta lì, è stata ucciderla perché lui l'amava. Quindi chi è che può averci radito? O come potuto sapere salire che siamo stati noi? Sì, la città è sua, avrà i suoi informatori, però ripeto, è alquanto curioso. Il problema è che Sam non ci capisco, perché ora penso che sia lui. Magari ha provocato non per aver detto Tom e Poli, ma per
vedere se c'è la Storm e portare un punto per ucciderlo. Non lo so. Cioè, vuole anche. Oddio, vuole anche venire qui da Poli ad aiutarci. Ripeto, perché viene qui da Poli che c'è un morto? Stavo per esserci bene che sono morto da Mari. Un po' strano, ma ragazzi, no, c'è un altro aggiunto. Se alla. Fermo lì, Tommy. Cazzo. Ehi, Tom. Sam. Che cosa sta succedendo? Due poli, sai. Mi avete messo in un bel casino. Lo so, Sam. E mi dispiace, ma devo lasciare la città. Mi aiuti o no? Ecco che ci risiamo. Mi stai costringendo a scegliere tra gli amici e la famiglia. A casa dei poli stavi cercando questi. Ecco la roba! È più di quanto ti aspetta. Hai ucciso Poli? No. Lui si è ucciso con le sue mani. Vedo che la cosa ti fa soffrire molto. Che vuoi? Sono felice. È che le cose stanno andando bene tra me e il Don. Sto facendo carriera. E poi ho trovato questo sacco pieno di perdoni. Tommy, Don sa tutto di Frank. E della puttana. La puttana? La ragazza che ti piaceva? Sei tu che l'hai risparmiata. Mi dispiace veramente, Tom. Ma i nostri affari hanno delle regole. È un vero peccato. A Don Salieri... tu piacevi molto. Vorrà dire che piangeremo al tuo funerale. Credi di fare tutto in nome della lealtà. Ma non è così. Hai soltanto paura. Può darsi. Ma se di tanto in tanto ti fossi guardato alle spalle, di sicuro avresti vissuto più a lungo. Addio. Non fatelo soffrire, ragazzi. È un mio amico. Purtroppo quello che ci aspettavamo. Sembra tu l'ho scoperto la rapina e ho ucciso Poli. Perché andava contro la famiglia. Non credo che alla fine è il Don che ci ha un po' anche messo in mezzo, Sto vedendo l'imboscata, una parola. Ma che mi ha beccato? Ti ho beccato io. Coppa testa. Ti fermo. Fatti fermo e muori male. L'ultimo è qui dietro, che non uscirà mai. E vabbè, però che sfiga, mi muovo e salto di un secondo il punto. Comunque Sam mi spiace, ma deve... No, no, la prima di quella fa che va più colpi. Sam mi sa che ci lascerà. Eh no, Sam. Stavolta è stato oltre gli affari. Ha dato anche noi la coppa alla sua amichetta. Cioè lui ha fatto il salva la sua amica. E lui la... ha dato la coppa nostra. Meglio di che... mi sa ferito. Cioè tanto sa, mi sa se mi sta lasciando. Ah, ancora c'è. Lo so. È da anni che vai avanti così. Ma ora c'è solo una via d'uscita. E io sono quello che te l'ho! Ma che via d'uscita? La bomba che parte? Non importa quanto scappi! Salieri ti troverà! Ok. St-
Stavolta nessuno ti porterà dal dottore, Sam. Se mi uccidi adesso, il Don non smetterà mai di darti la caccia. Ma se mi risparmi, dirò a Salieri che sei morto. E potrai sparire come Frank. Però abbastanza furbo da non tornare, giusto? Che ne è stato di lui? Si era nascosto in Europa. Ma quel pezzo di idiota andava alle corse dei cani. Un giorno un amico della famiglia l'ha visto. E così Salieri ha mandato i suoi uomini. E la sua famiglia? Cristo. Non ce la fai, vero? C'è sempre quella vocina nella tua testa. E magari ti ricorda quella di tua figlia. O di Sara. Magari ti dice di non premere il grilletto. E tu non riesci a deciderti. Diventa più facile quando apri quella cazzo di bocca. Ce la siamo spassata, non è vero? Ricordi quella volta? Insieme, io, te e Polly. Capisco la tua situazione, Tom, e voglio aiutare la tua famiglia, ma non potrò fare nulla se non testimonierai in tribunale. Questo lo capisci, vero? Devi metterti a sedere a quella sbarra davanti a Salieri, Ralphie e Vinny. E forse anche al padre di Sara. Io non so se hai le palle per farlo, onestamente. Farò tutto quello che serve. Ma devi dare una nuova identità alla mia famiglia e spedirla via da qui. Oh, aspetta, c'è una bella differenza tra una chiacchierata qui e far cambiare paese a Sara. Beh, allora hai sprecato il tuo tempo. E io il mio. Devo lasciare la città. Ascolta, Tom. Anch'io ho una famiglia. Una moglie e 4 figli. Ti sei dato da fare? Sì. Quindi sappi che capisco cosa stai passando. Quanto ti preoccupi per loro, la paura che possano andarsene forse prima di te. Ma questo caso è uno di quelli più grandi mai visti in città. Può andare avanti per anni e non so se potrò proteggerti tanto a lungo per come stanno andando le cose. Di qualcosa si deve pur campare. Vale anche per gli sbirri. Voglio essere sincero. In centrale posso fidarmi di qualcuno, ma non sono in molti. Non sceglierò di beccarmi una pallottola al posto tuo, non lascio vedova mia moglie. Insomma, tenerti in vita non è un atto dovuto, ma ci proverò. Beh, te la stai vendendo bene. Vuoi farmi credere che non te ne importi niente? Ma c'è in ballo la tua carriera qui, giusto? Comunque vada per me, che io viva o muoia, andrai fino in fondo con il caso di Morello e potrai incastrare un Don. Salieri ti renderà famoso. No, non credere di conoscermi, Tom. Salieri deve finire dietro le sbarre. Io ti aiuterò a patto che collabori per sbatterlo dentro. E questo è tutto.
facciamolo. Tanto tempo fa, in un'altra vita, qualcuno mi ha detto che la famiglia è il tallone d'Achille di un uomo. La più grande debolezza. Ma aveva ragione. Perché tutto ciò che ho fatto, nel bene e nel male, l'ho fatto per la mia famiglia. Ho voltato le spalle a persone che mi credevano un amico. Ho mantenuto promesse difficili. Ho passato 8 anni in solitudine, alla ricerca di me stesso, per poter tornare a casa come un marito migliore, un padre migliore, un uomo migliore. Ora che sono molto più vecchio e solo un poco più saggio, capisco che la famiglia è la più grande debolezza, ma è anche la nostra più grande forza. Ci fa alzare dal letto la mattina. Ci aiuta a inseguire i nostri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili. E ci aiuta a non crollare a terra, quando siamo troppo stanchi per fare un altro passo. Signor Angelo. Sì. Il signor Salieri le manda i suoi saluti. Donne! Va tutto bene. Ora sei al sicuro. Siete tutti al sicuro. Ricordate che i soldi, il lavoro, perfino gli amici più cari, sono di passaggio. Ma la famiglia dura per sempre. Beh ragazzi, che dire? Capolavoro. Non mi aspettavo alla fine così. Pensavo che magari alla fine Tommy aveva fatto Franca, si è messo in vita, ma alla fine lui ha perso il suo debito per tenere la sua famiglia libera. Devo dire che ho anche amato molto questa forma di storia, ossia con un futuro, in futuro si ricorda il passato per raccontare i fatti che sono successi, che si sono capiti. Sono molto interessante, devo dire, perché tolgo lato di sicurezza anche da me. E che dire, è un bel gioco di mafia. Mi è piaciuto tantissimo il Tommy. Alla fine Tommy ha fatto solo ciò che doveva fare, perché davvero Salieri li stava un po' fregando, perché lui si vedeva i soldi ma lo rischiava la vita. E anche Sam alla fine, cioè quando, anche quando Tommy riesce a uccidere Sam, non è perché così per rabbia o altro, perché in quel momento Sam ha detto, ti ricordo andavo io, tu e Polly, quando ha detto Polly che lui poco prima ha ucciso con freddezza, gli Tommy ha trovato la sua, diciamo, la sua forza volontà per uccidere un altro amico. È dura da fare, ma doveva essere fatto. Alla fine Salieri ha avuto la sua vendetta, è rimasto in vita, non so come, ma è rimasto in vita. L'autopedia cos'è? Ma vero, mi è piaciuto tantissimo per Tommy. Mi sono affezionato a persone. Quando tu ti affezioni a un personaggio, vuol dire che la scrittura del personaggio è buona. È entrato dentro di te, l'hai fatto tuo,
E questo è un altro risultato. Quindi storia e gameplay, e storia, la storia e i personaggi, davvero a un buon livello, quasi di un film. Anzi, è un film in realtà. Questo è un film di mafia con un pentito che racconta quello che hanno fatto e questo c'era dopo a lui, insomma. Gameplay, se non gioco vecchio, non so se il gioco vecchio era pure così, ma un tipico gioco, diciamo, gameplay degli anni 2010, Super Junior, penso sia più anche dove, anzi, forse 2000, ma non prende male. Questa remaster è stata fatta molto bene, che il gioco è stato totalmente rifatto da zero, penso, perché la grafica non è che è stata tipo come Assassin's Creed, l'ex collection, è stata un po' rinfrescata, no, è proprio stata rifatta, alto livello, belli anche le musiche, la storia, la trama, tutto ciò che è stato creato intorno a una storia bella, e si è reso ancora più bella da tutto ciò che c'è intorno, musica, personaggi, momenti salienti, insomma ragazzi, un gioco che mi è veramente tanto piaciuto, mi piace che finisce, ma prima o poi tutto finisce. Ci sarebbero anche da fare Mafia 2 e Mafia 3, per fine trilogia. Il 3 l'ho un po' iniziato, so che è diverso, ma cioè non diverso, ma è un'altra storia. Quindi dovevo aspettare che Tommy magari ci lasciava, visto che lui ha finito la sua storia. Non so se in mezzo ci sarà altro, magari potremmo un po' tornare a fare Turner per finire Turner, prima del nome che inizi la, diciamo, il periodo dedicato a questo gioco, che, dai, lo dico. God of War Ragnarok, ragazzi, sì, iniziamo con God of War Ragnarok il 9, spero di farci che il gioco uscirà il 9, e non so come quei youtuber che hanno avuto 2 settimane di tempo per fare il gioco prima e poi poterne portare in programmazione sul canale. È una cosa giustissima, penso che è una buona cosa fatta da PlayStation per un po' anche, diciamo, come dire, portarsi la sua parte di YouTube, se c'è anche una fight, diciamo, una fight, una guerra di console che continua. E PlayStation ha cercato un po' di, insomma, portare un po' YouTube dalla sua parte, mettiamola così. Ma detto questo, ragazzi, fino a qui la nostra avventura di oggi, la nostra storia di mafia e di Tommy Angelo, una bellissima storia che ci porterà a vivere altre storie, non so se ci sarà il 2 e che verrà il 2, che si qua è rimasto sembra del 2002 il gioco originale, non so quando c'è il secondo capitolo. E allora, acquista Mafia 2, definitivamente, anche la Definitive Edition, che okay, conosce anche la collezione, cioè il rifacimento del 2, molto bene, sarà anche un altro personaggio, potrei anche farci un giro, ma no, vabbè sì, e là ci aspetta poi le nostre nuove avventure, ma come detto per oggi, fino a qui, nostra avventura con Mafia e Tommy Angelo. Io spero che il video, tutta la serie vi sia piaciuta, in tal caso vi invito a lasciare un like, commentate la vostra, dite cosa ne pensate di questo gioco, cosa ne pensate anche di come sta mutando il canale di Emir Terry, c'è il mio canale che dove porto a voi il mio intrattenimento al meglio che posso, per ora, e anche un po' se voleste qualche altro gioco da vivere, quali giochi voleste che io rifaccia in questo PS5, ho già una bella lista, The Medium, Sinqui Valhalla, Watch Dogs, vediamo se riusciamo a portarli un po' tutti, perché nella sua PC ho avuto tanti problemi di lag e quindi vorrei portare il massimo della qualità se possibile. In caso non avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche ogni video che usciranno nuovi video di questa avventura così, l'avventura di caccia con FIFA, altri giochi sportivi, ma anche vlog che presto usciranno. E vi ricordo di seguirmi su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere più sul lavoro, godervi altri contenuti, materiali e offerti del canale Viola, si vedrà in futuro, ancora devo decidere e sono molto sulla mia idea di lasciare l'avvento di canale Viola e concentrarmi al massimo sul canale rosso su YouTube, ma non ci vediamo al prossimo episodio, una prossima avventura dal prossimo Terry, passo e chiudo.